Buongiorno ragazzi, ieri veramente ero stanchissimo e non ho fatto altri video e ho da fare adesso prima di raggiungere il posto di lavoro. Sono le 7 meno 5 quasi. Video sulle pagelle. Allora, Cessna V6. Anzi, 6 più salvataggio sulla punizione di Muriel. È molto bravo, è un po' fortunato che la palla sbatte sotto la traversa. Sono sincero, quando ho visto Muriel sul punto di battuta, adesso prendiamo gol, perché noi a Bergamo prendiamo solo grandi gol. Ricordiamo Malinowski, quanti missili da lontano ci ha infilzato. Poi però sul finire rischia di fare un'altra frittata su Cop Miners, ma ci è andata bene, però gli diamo 6 più. Gatti, diamole la sta sufficienza, va, anche se l'ultima azione dell'Atalanta con questo backer qua ha rischiato davvero di ripetere una frittata in stile Sassuolo. Bremer, voto 6 più, va, ha fatto una buona partita, poi esce per crampi e va bene. Rugani senza voto naturalmente. Danilo 6 meno, sarebbe da 5 e mezzo, ma io gli do 6 meno, sapete perché? Perché De Ketelaere è forte. De Ketelaere è forte e ve ne accorgerete presto. Non gli è stato dato tempo come a suo tempo non fu dato ad André Silva. Oddio, poi André Silva si è anche un po' perso lui poi, ma De Ketelaere è forte, è un bel giocatore tecnicamente, gli manca solo fare più gol, ma ci arriverà. 6 meno Danilo. Locatelli 6 e mezzo, il migliore della Juventus ieri, il migliore, punto, non ci sono cazzi, non ha sbagliato niente il ragazzo. E questo riavvalora la mia tesi di un suo futuro ruolo da libero alla tedesca, perché per me è adatto a fisico, a piede, perché Locatelli il piede ce l'ha, e soprattutto è uno che fa il suo senza tanto frignare. Poi se uno si aspettava, se uno quando è stato preso si aspettava Iniesta e vabbè, ma ieri Locatelli è stato il migliore della Juve e il resto sono solo chiacchiere. Fagioli, cosa gli vogliamo dare a Fagioli? 6 meno anche a lui. Il piede c'è, per il momento sembra che abbia ancora addosso la paura dell'infortunio di Siviglia, per il momento, poi non lo so. Rabiot 5 e mezzo, Rabiot, mi spiace dirlo, ma è tornato agli standard di 2 anni fa, impalpabile, perde palloni banali, fa falli, è già diffidato. Miretti, che è andato al posto di Fagioli, 5 e mezzo anche lui, in pratica non incide, anche se a me piace come calciatore. Gli esterni, McKennie 6, meno lucido che contro il Lecce, però bisogna ricordarsi che è un adattato e in più il suo lo fa sempre. Cambiaso 5 e mezzo, ve l'ho detto ieri, se vi aspettavate che arrivasse il nuovo Cabrini, siete fuori strada, siete fuori strada. Questo faceva staffetta con, come cazzo si chiamava, Lico Giannis, quello del Bologna, cioè immaginate voi, quelli che secondo alcuni abbiamo una squadra da scudetto, da ricovero coatto,
chi pensa questo. E veniamo all'attacco. Veniamo all'attacco. Ah, c'è i sostituti. UEA. UEA 6. Se questo ragazzo va impiegato un po' di più, perché non mi è dispiaciuto quando è entrato. Ha velocità. È chiaro che non è il miglior quadrato, ma questo io lo aspetterei. Perché è un buon giocatore. Kostic 5,5. Se poco, pochissimo anche lui. A me sembra un pesce fuor d'acqua questo calciatore. Non so a voi. E veniamo all'attacco. Ken, Moise Ken. 5, anzi 5,5. È suo l'unico tiro in porta della squadra, ma per il resto poca roba, davvero poca roba. Federico Chiesa 6, sarebbe il trascinatore della squadra, ma gli abbasso il voto perché deve alzare quella puttana di testa, la deve alzare, perché più di una volta abbiamo visto compagni ben piazzati in aria con lui che non gli dà il pallone. E non va bene questo, Chicco, non va bene. Non va bene. Mister Massimiliano Allegri. E che voto gli vogliamo dare a Mister Massimiliano Allegri? Io in genere gli do il voto quando è negativo, ma non mi sento di dargli un voto negativo stavolta. Quelli sono i soldati con cui deve fare la guerra. Quindi, quando vi fate seghe mentali, pensate a Sarri, che cos'è senza Milinkovic-Savic alla Lazio, e soprattutto pensate a Pirlo, che ha imboccato la strada della Serie C nella Sampdoria. Quindi, iscrivetevi al canale.